Si è raffreddata anche fatta un po'. Fatta raffreddare, sì. E questa si conserva così a 2-3 giorni anche in frigorifero? Si conserva, ah, che vabbè. Uno una volta che la vede la mangia tutta. Ah, vabbè. Che... la cosa è se la spolverizziamo, sì, con dello zucchero, vai, a velo. Quindi. Eccola qua. Vai, mettilo dritto. Prova a fare, ecco. Ecco, forse così esce meglio. Mm-hmm. Che carina. Si è creata, cioè, la fila fuori per assaggiare il dolce. Sì, beh, ecco fatto. Fantastico. Vabbè, ecco, ecco, adesso scendi più. A posto. Allora, chiamiamola la chef. Ok, sì. Va bene? Yeah. E assaggiamo. Chef, porta giù diploma e penna. Vivo, non vedo l'ora. Daniela, questa, oltre ad essere una puntata speciale perché ci sei tu, a questo l'ho fatto io, c'è anche l'ospite, l'ospite, lo chef ospite speciale, è una donna. La facciamo entrare? Come no? Vediamo, che si affaccia. Chef? Ecco. Io corro. Viviana Bertosa, ciao, ciao cara, come stai? Bacio. Ben trovata. Ti presento Daniela. Piacere. Molto piacere, non vedevo l'ora. Quindi ho portato il diploma. Grazie. La penna, ma ho portato anche un regalo perché è stata talmente brava. Ah, fantastico! Grazie. È per te. Ah, beh, è il tuo ultimo libro. Il mio ultimo libro che tu già hai. Grazie. Sì, io già qua. Sono... Grazie. Ma senti, ho visto un sacco di ricette sfiziose. Sì, fritti, ho sentito prima che parlavate. Lei fa tutti i dolci fritti. Sì, è bravissima, tra l'altro io ho bisogno di una pasticcera proprio, perché è l'unica cosa dove sono un pochino debole, perché è proprio un'arte perfetta, la pasticceria è una scienza. E quindi, però, sei stata veramente precisissima in tutto e non sapevo cosa dire, volevo venire a mangiare con voi. Daniela, accomodati. Allora, adesso io sto scrivendo il diploma. Dopo, vabbè, naturalmente immagino che Daniela avrà una dedica sul tuo tutti i fritti. Sì, sicuramente. Allora, qui, anch'io ti devo portare il mio. Va bene. Ma poi farete le ricette e mi criticherete, perché ci sono delle... Ma delle cose in cucina ci sono sempre, guarda Francesca, ci sono delle imperfezioni che però si migliorano col tempo, cioè, con ma le ci sono prove. Anche degli adattamenti forse, no? Sicuramente, non esiste la ricetta perfetta, ma è giusto così. Certo. Poi abbiamo scoperto che la ricetta non si può neanche depositare, non c'è copyright, quindi. Le ricette sono di tutti. Esatto, esatto. È vero. Allora, anche questa torta è di tutti o la possiamo tagliare ad assaggiare? Come? Ecco, no, infatti. Siete serviti. Vai Viviana. Devo tagliare io? Sì. Fate l'onore. Fate l'onore. Olla. Fettine o fettone? Facciamo delle fette da donna. No, ma io ho parlato tanto della cucina delle donne di sopra, ho citato anche un film bellissimo. E secondo me la cosa... Servo prima lei, perché ha lavorato tanto. Mi sembra giusto. La cosa che caratterizza la cucina delle donne è questa, che gli uomini cucinano... Per se stessi, in fondo. Noi cuciniamo per gli altri. Esatto. È vero. Sono un po' narcisisti gli chef. Sì. Cioè, quindi la cucina c'è una buona dose di narcisismo. La cucina degli chef uomini e la cucina è di chi la fa. Degli altri invece è di chi la mangia. Grazie. Quindi noi... Senti, Daniela, come questa la... Questa però va accompagnata a questo punto con... Mi ricorda Moretti con la sacca torta e montagne con della, di panna. Con della panna montata. Quindi adesso fatemi io, guarda, sono stata proprio educata, la fetta più grossa mi sono presa. Ma noi siamo molto felici. Ma perché mentre la faceva, avevi proprio, quando avete mischiato la crema col cioccolato. E la poi che ci mettiamo con un po' di contrasto con il cacao amaro. Il cacao. Ecco fatto. Ah, ok, bellissimo. Vai. Giusto, la panna. Aspetta, la panna. Quanta panna? Ma, insomma, un altro po'? Ma sì, dai. Sì, abbondiamo. Ti dicevo, tra cioccolato e fritto io non so cos'è più goloso. Che dolci fritti anche senza sono... Panna, grazie. Tu senza panna? Hai fatto tutta questa storia tu senza panna? Ma che le donne fanno per gli altri? Facciamo accomodare Daniela. Grazie. Daniela, assaggiamo. Olla. Che dire? Ne vogliamo parlare? È strepitosa. È questo gusto bacio nocciolato. Ma poi soprattutto c'è questa poi la morbidezza anche. Estasi, veramente complimenti. Grazie. Brava. Sto guardando Lauretta che è scesa per assaggiarlo. Dopo te ne diamo un pezzetto. Ti sei comportata bene? Va bene. Allora, Viviana, a te l'onere e l'onore
È facile. Voto, senza farle vedere quanto è prende. Facile. E poi mette la tua firma. Va bene. Io assaggio ancora. Che bontà. Stasera vado a casa di corsa, ma per smaltirla, ma... posso anche esclamarlo? Sì. Vengo a firmare anch'io, cara Danila. Come no, fa piacere. Via. Yeah. Allora, consegna del diploma. Okay. Questa tienitela da parte e dopo ce la teniamo. Certo. Vieni, vieni Viviana. Il libro, tutto quanto, Danila. Il libro è per te, dopo te lo firmo. Lo prendi? Sì. Vieni qua, al centro. Ah, grazie. Allora, Viviana. Guarda, quanto ti ha messo secondo te? Non lo so. Dai, datti un voto. Su 10. L'emozione. L'emozione, un non so, magari adesso, 9,5. Ah, grazie. Io sono assolutamente d'accordo con lei, il dolce grazie è veramente mille. Strepitoso. Il dolce è strepitoso, le donne in cucina sono strepitose. Grazie. Quindi continuiamo a cucinare. Torna quando vuoi, mia cara. Volentieri, a mangiare queste cose buonissime. Grazie. Grazie, bacio grazie ancora. Come a lei del tumulo, grazie un po', ok. Ciao grazie Danila. A te, veramente. Grazie per essere stata qua. Sorridiamo che c'è la foto.